Rosangela Bonsignorio, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, anzi bentornata qui nel Posto delle Parole. Normalmente noi qui nel Posto delle Parole, Rosangela Bonsignorio, ci sentiamo in occasione del lancio del programma del Festival della Comunicazione di Camogli. Festival della Comunicazione che è nato grazie a un incontro di idee ed è qui arriviamo al motivo per cui ci sentiamo proprio oggi. Però vogliamo raccontare, Rosangela Bonsignorio, com'è nata l'idea del Festival della Comunicazione? Poi con grande piacere, perché è avvenuto praticamente quasi 10 anni fa in realtà, perché la prossima sarà la 9ª edizione e noi abbiamo lavorato con Umberto Eco molti mesi prima della prima edizione. E, praticamente è nato il festival a un tavolino di un bar in centro a Milano. Eravamo io, Danko Singer, che è il condirettore e poi amico di lungo corso di Umberto Eco e collaboratore, e poi c'era anch'io. Erano incontri che avvenivano periodicamente, ma quella volta dovevamo proporgli questo progetto del festival che stava crescendo nelle nostre menti e aggiungerei nei nostri cuori, perché era qualcosa a cui tenevamo moltissimo. Solo che non sapevamo bene come affrontare direttamente la cosa, nonostante la confidenza, il rapporto di amicizia, perché sapeva essere a volte Umberto Eco anche un po' umorale, no? Non si sapeva bene come avrebbe potuto reagire. E così sono andata avanti io, diciamo. È andata benissimo perché non ha battuto ciglio, gli è sembrata un'ottima idea. Ha preso un tovagliolo di quelli che erano sul tavolino e ha cominciato a mettere giù una lista di nomi. Un tovagliolo che io avrei voluto conservare per sempre, poi l'ho prestato a Danko per un'intervista ed è, ahimè, andato perduto, ma ricordo perfettamente. Erano almeno una 20ina di nomi. Da quelli siamo partiti per la prima edizione e poi da quel momento lui è stato il nostro padrino. Lui è stato il vostro padrino per il Festival della Comunicazione, sì. Lui Umberto Eco, e noi siamo qui a ricordarlo insieme con Rosangela Bonsignorio, con una prospettiva diversa da quello che potremmo raccontare di Umberto Eco, ma poi andremo a parlare di un podcast che lo vede protagonista. Il 5 di gennaio ricorre il 90° anniversario della nascita di Umberto Eco e il Festival della Comunicazione vuole celebrare la memoria di questo straordinario scrittore, straordinario altrettanto intellettuale, con un podcast. Ecco, e anche qui è un'idea molto originale. In che modo è nata a questo punto, Rosangela Bonsignorio, per ricordare la figura di Umberto Eco, padre nobile di questo festival, in che modo nasce l'idea del podcast? Allora, premesso che noi dal 2019, allora oserei dire in tempi non sospetti, prima del boom dei podcast, abbiamo cominciato a occuparci come società che organizza il festival anche di podcast. E infatti una parte del festival è anche dedicata, sì, al podcast. Quest'anno, ma nel 2019 avevamo fatto proprio in collaborazione con Audible, era il Radio 3, il primo festival in Italia dedicato al podcast, sempre a Camogli. Poi nel 2020 avevamo già faticato a fare il Festival della Comunicazione, quello del podcast, che sarebbe dovuto essere in piena pandemia, è saltato. E l'anno scorso allora abbiamo ripreso l'idea del podcast facendo un momento trasversale dedicato in tutte le giornate del festival, appunto Mondo Podcast,
con i nostri, diciamo, referenti Audible e Rai Radio 3, cui si è raggiunto anche Cora Media, una realtà nuova e importante. Molto importante della produzione dei podcast, sì, l'attività di Cora con Media. Con la quale collaboriamo. Ecco. Sì. E adesso andiamo a scoprire, Rosangela Bonsignorio, quindi... contro la perdita della memoria, che parte da una lezione, che da un discorso tenuto niente meno che da Umberto Eco al Palazzo dell'ONU. Esatto, nel 2013, ottobre del 2013, un evento che per tutti noi è stato epocale, credo, per quanto mi sembra di ricordare, che non abbia avuto così riscontro all'epoca sulla stampa italiana. All'estero sì, mi ricordo le folle di corrispondenti di diverse testate anche americane durante la conferenza tenuta in inglese, ed è poi chi ascolterà anche il podcast, cosa che mi auguro possa avvenire, diciamo, prima possibile, perché ne vale la pena. Chi ascolterà il podcast forse noterà, perché ricordo il sorriso mentre lo ascoltavo io stessa, cioè questa leggera cadenza in inglese alessandrina, che si sente anche in inglese, come si sentiva quando parlava in francese. E riascoltarlo, non lo so, nel mio caso mi commuove, perché è proprio lui, e sentire la sua voce dire queste cose è una meraviglia. E per ascoltare la voce di Umberto Eco con questo discorso alle Nazioni Unite, avete avuto una collaborazione per quanto riguarda la registrazione di Gianrico Carofiglio. Certo, abbiamo inframmezzato brani originali della sua lezione alla lettura del testo, ovviamente nella traduzione italiana, di Gianrico Carofiglio. Ed è stata una scelta anche quella nata, diciamo, da me, da Danco, è nata da un lato, dal cuore soprattutto, perché abbiamo spesso un rapporto di amicizia con i relatori del festival, non con tutti, ma con buona parte. Diventano negli anni degli compagni di viaggio, degli amici, e quando dovevamo scegliere a chi chiedere di leggere questa lezione, così praticamente nello stesso momento abbiamo detto: Gianrico Carofiglio. E adesso dobbiamo raccontare. Un senso l'aveva. Certo, dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori dove poter ascoltare per l'appunto questo podcast. Beh, innanzitutto si può ascoltare su tutti i principali canali digitali, le piattaforme per l'ascolto, quindi può essere Spreaker, Google Podcast, poi può ovviamente essere ascoltato anche su Festival Comunicazione o Frame Cultura, sul nostro sito. Sicuramente è gratuito, è online, ecco, ed è sicuramente un momento, ed è un momento importante, come già sottolineava Rosangela Bonsignorio, per ascoltare la voce e il pensiero di Umberto Eco sul tema contro la perdita della memoria, perché è importante la memoria, che non è il ricordo. La memoria è qualcosa che deve essere necessariamente presente nella nostra mente, se no la memoria, se la perdiamo, perdiamo anche il senso della storia. E questo era un pensiero molto caro a Umberto Eco per quanto riguarda la conoscenza della storia. È uno dei brani di questo discorso, quando lui racconta che in internet si possono fare le più grandi esplorazioni. Però per fare un'esplorazione bisogna sapere cosa esplorare. Bisogna incominciare... Ci vogliono i filtri. Ecco, bisogna mettere dei filtri. Ma per mettere dei filtri bisogna capire, bisogna discernere, ecco, questo verbo così importante per lui. E in che modo noi possiamo mettere dei filtri, Rosangela Bonsignorio? Quello che Umberto Eco... ovviamente è quello di leggere come conoscenza, apprendimento,
Io lo condivido perché sono una lettrice accanita compulsiva e quindi capisco appieno. D'altra parte è anche vero che soprattutto i ragazzi, diciamo non quelli piccoli, i bambini che ancora leggono, ma i ragazzi più grandi hanno, ahimè, meno dimestichezza con le pagine di libri che siano su Kindle, su qualsiasi supporto o cartacei, proprio leggono poco. Quindi penso che oltre a leggere si possa anche ascoltare prodotti, podcast di qualità. E non a caso, infatti, come è stato anche raccontato al festival, nel primo giorno di Mondo Podcast sono stati presentati i dati Nielsen relativi all'ascolto dei podcast nel 2021. Bene, nel primo semestre c'è stata un'importante crescita dei dati di ascoltatori e in particolare nella fascia della generazione Z, 18-24 anni, ma anche dei millennial, quindi 25-34. E quindi mi dico che okay, bisogna leggere per riuscire a avere la capacità di filtrare, però la mia speranza è che possa anche essere utile ascoltare dei prodotti che abbiano insomma anche una certa caratura, una certa profondità. E quindi questo aumento importante dei podcast nell'ascolto di questa sorta di cinema ad occhi chiusi per certi versi, che può essere anche il podcast, può essere un modo pure quello. Rosangela Bonsignori, adesso stiamo parlando di Umberto Eco in occasione della giornata del 5 di gennaio. Umberto Eco avrebbe compiuto 90 anni, ma questa attività di podcast continuerà anche con altre voci? Sì, certo, noi infatti sui nostri canali di cui parlavo prima, che si possono trovare sia sulle piattaforme che sul nostro sito, abbiamo pubblicato già diversi podcast. Alcuni che storie che lasciano il segno vedono come protagonisti diciamo relatori, ospiti del festival che presentano nuovi libri o comunque hanno un contributo importante che noi vogliamo condividere. Poi sempre all'interno diciamo dei nostri podcast frame ci sono anche una serie di podcast replay, praticamente sono gli incontri del festival, l'audio è stato ovviamente rimasterizzato per creare dei podcast, perché per un caso diciamo o forse una sorta di preveggenza, sin dal primo anno noi avevamo l'audio di tutti gli eventi, per cui piano piano li riproponiamo anche in questo modo perché siano fruibili in più modalità. E questa è una biblioteca importante da parte dei festival per non perdere la possibilità di quanto si è detto, la ricchezza del pensiero e la ricchezza anche del confronto che tutto questo crea. Prima di salutarci, Rosangela Bonsignori, come sempre, la solita domanda: qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sto leggendo, ho iniziato diciamo da un paio di giorni, La biblioteca dei sussurri di Daisy Cardi. La biblioteca dei sussurri, che cosa racconta questo libro? Pubblicato da Fazzi, lo ricordiamo. Sì, allora Fazzi premetto che è, direi, il mio editore preferito in Italia. Perché immagino abbia letto tutta la saga dei Casalea a questo punto. Ah, vabbè, ovviamente. Quella, a dire il vero, però l'ho letta in inglese, per cui di Fazzi ho i magnifici taccuini tratti dalla saga.
che mi tengono compagnia con le copertine, diciamo, però vabbè, il testo l'ho letto in inglese. Ma quest'ultimo libro, Le Daisy Cardi, è la storia di una bambina che ho calcolato più o meno essere mia coetanea, che negli anni 70 cresce sulle rive della Dora in una casa particolare, una famiglia speciale a Torino, sì. E poi... E chissà se Daisy Cardi, questa formatrice, questa attrice e questa scrittrice, potrà essere tra gli ospiti dell'edizione 2022 del Festival Comunicazione. Ma vedremo. Lei sicuramente mi piace molto. Il libro, come detto, lo sto leggendo su Kindle, quindi è difficile capire quante pagine sia esattamente. Ma sono 360 pagine. Ah, bene. Anche allora, perché glielo dico, ce l'ho qui davanti, quindi. C'è una contemporaneità di lettura tra lei e qui noi in redazione. Grazie davvero, Rosangela Bonsignori, e buona giornata. Grazie a voi, grazie, buona giornata.